Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale. Nello scorso video abbiamo parlato dei concetti generali della filatura. In questo video, come promesso, andiamo a vedere in maniera pratica come si va ad affilare con una pietra classica da banco, tipo la Katsumi che useremo stavolta. Questa volta non andremo a vedere tanto i concetti teorici, vi metterò qui sopra il collegamento all'altro video se ve lo volete andare a rivedere, ma vedremo al lato pratico come si va a fare il filo ad un coltello utilizzando una pietra. Prima di tutto andiamo a precisare che la Katsumi, come quella che usiamo questa volta, è una pietra ad acqua. Va bagnata molto bene, il che vuol dire che non basta con un po' di spugnetta dargli un po' di acqua sopra. Vanno immerse almeno 10-15 minuti in acqua in modo da essere sicuri che l'acqua penetri bene la porosità delle pietre, dicono finché smette di fare le bolle. Io ho visto di solito 10-15 minuti. Di metodi per affilare a mano con la pietra ce ne sono vari, però sono tutti simili. Quello che uso io è il metodo classico giapponese, perché alla fine i giapponesi ne sanno su queste cose qui. È un metodo di base, poi ognuno con l'esperienza andrà a trovare il suo metodo migliore. Noi vediamo questo qui. La pietra, come abbiamo visto anche la scorsa volta, ha due finiture. La finitura 240 per le sgrossature e la finitura 1000, che è una finitura secondo me più che sufficiente per gli usi che si fanno da campo. Coltelli molto affilati, coltelli ad esempio da chef, rasoi o cose del genere, si usa anche 3000, 6000, 8000. Non andrei oltre i 1000 per quello che interessa a noi, quindi vediamo con questa finitura. In realtà una regola generale per i coltelli è di tenerli affilati, non aspettare che perdano del tutto il filo. Infatti io ogni volta che esco, quando ritorno, curo i miei coltelli, gli faccio la manutenzione e gli faccio una piccola affilatura. Quindi ho fatto fatica a trovare un coltello veramente usato per usare la grana, quella più grossa. Ho trovato un vecchio coltello da cucina che ha praticamente perso quasi del tutto il filo e sono sicuro che con questo si vedrà la differenza tra il prima e il dopo. Quindi andremo a usare questo per fare la parte grossa. Quando si va ad affilare bisogna decidere il tipo di filo che si vuole fare come angolazione oppure mantenere quello che si vuole mantenere su un coltello che già ce l'ha. Coltelli normalmente hanno un millimetro è qualcosa di bisello. E quindi è veramente difficile andare a trovare la giusta inclinazione. I più facili sono gli scandi, perché hanno una superficie molto più grande e quindi il contatto è molto più semplice da andare a trovare. Bisogna trovare il giusto contatto quando si va ad affilare. Il coltello da cucina è un coltello che va affilato ad un angolo molto più acuto rispetto al coltello da campo, 15-17 gradi. È quello che andremo a fare con questo coltello qui. Si comincia con le passate, sempre mantenendo la stessa inclinazione. Si comincia da un lato della lama e si va avanti con l'altro. All'inizio si fa avanti e indietro, come sto facendo io adesso, finché si forma un po' di bava da un lato. In quel momento lì è il momento di girare. Anche dall'altro lato si va avanti, sempre nella stessa maniera. La cosa importante è di mantenere ferma la mano. L'inclinazione più si mantiene e più il filo verrà di qualità. All'inizio, finché si forma il bisello, si fa molto da una parte e molto dall'altra. Io tendo a fare 10-20 massimo passate da un lato, dall'altro. Poi, una volta che si è soddisfatti, si comincia a calare le passate per non creare la bava dall'altra parte, perché altrimenti ti va a far lavorare di più. All'inizio, quando si dà la forma del bisello, va bene. Dopo si cerca di evitare, quindi poche passate da una parte, poche passate dall'altra. Quando si va a finire dall'altro lato della pietra, si fa lo stesso lavoro. All'inizio avanti e indietro, da un lato, dall'altro. Poi si va a cominciare a fare la finitura. Per fare la finitura si spinge solo in avanti, nel verso del taglio, come abbiamo detto l'altra volta, per tutti gli acciai normali. Acciai sinterizzati, come questo. La finitura si fa al contrario, quindi a tirare per avere una qualità buona, quindi questi piccoli accorgimenti. Comunque la maggior parte degli acciai che noi andremo a lavorare sono acciai che richiedono di andare a spingere, che richiedono di andare ad affilare nello stesso verso in cui si taglia. Stessa cosa anche con questo tipo di coltelli, questo è già affilato abbastanza, ma andiamo a vederlo giusto per capire. Si fa solo dalla parte fine, perché non ha senso, non dobbiamo andare a riprendere un filo che è già ok, è solo una manutenzione. In questo caso, poche passate, tre da una parte,
3 dall'altra. Non si va a spingere, non si va a fare forza sulla pietra, la pietra fa il suo lavoro. La polverina che si va a formare, i residui di acciaio che si vanno a formare sulla pietra quando si fa questo lavoro qua, fanno parte del processo, dicono i giapponesi, quindi non va pulita. Si lascia questa piccola pasta abrasiva che rimane praticamente dal metallo che viene asportato, basta semplicemente continuare questo movimento, appoggiando il coltello in maniera semplice con un movimento fluido senza spingere e senza, ripeto ancora, cambiare la posizione della mano. Se avremo tenuto la mano ferma, se avremo fatto un buon lavoro, il risultato è questo qui. Mi raccomando, se il coltello è carbonioso come questo qui, una volta finito si asciuga ben bene e si va a lubrificare con dell'olio. Quello che uso io è questo olio qua che mi faccio io da solo, olio di camelia con chiodi di garofano, molto classico, molto giapponese anche questo, ma funziona da Dio. Una precisazione che vedremo meglio magari sul campo quando andremo a fare il prossimo video, appena potremo uscire. Comunque, quanto deve essere affilato un coltello da bushcraft, un coltello per fare i compiti che si fanno normalmente in bosco? Molti esperti dicono: quando il filo è sufficientemente ben fatto da poter andare a segnare l'unghia appena tu lo appoggi, vuol dire che è già affilato abbastanza per fare tutti i compiti che serve fare in bosco. Io personalmente sono d'accordo, se si vuole si fa un po' di strop, ma secondo me, vi ho già detto l'altra volta, è abbastanza inutile. E così si ottiene un filo perfetto per un coltello da bushcraft, come questo qui. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Potete vedere i link sotto dei gruppi di Nordestan Bushcraft se volete parlare di questa cosa, se volete contattarmi. Ci vediamo alla prossima.